Ragazzi, bentornati con un'altra bella parte del nostro bellissimo The Last of Us 2. Allora, dobbiamo intrufolarci qua dentro. Suggerimento? Non ho proprio idea. Passiamo da lì sopra. Era ovvio, lo sapevo già. Non so perché mi ha dato il suggerimento. Forse sono rimasto fermo troppo a lungo. Ma non è strano il fatto che tipo, boh, vadano in giro così? Guarda che li sta tirando qualcuno. È molto strange sta cosa. Molto strange. Aspetta, munizioni. Mi sa che cambio armi però, perché non mi fanno molto a genio queste, no? Del tipo, vabbè, questo ok, lo posso tenere. Cazzo mi stava sgamando. C'è una merda qua dietro, un altro là in fondo. Piano piano. Stecchiamoli quando sono isolati. Mi è andata di lusso perché stava girando. Un altro spasso, ok, c'è una merda lì a spasso. Sono tipo 4. L'ideale è steccarli senza fare casino, ma se facciamo casino. Vedi lì una molotov, mi sa che gliela tiro, ci sto pensando, mi sa che mi conviene tirargli una molotov e via. No, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che ritorni di vicino, così ne becco tre con un colpo praticamente. Tre piccioncini con una fa, forse anche di più di uno. Ma ci sono due lì a terra, non so se c'è un terzo lì nascosto, ma poi ci rimane sta merda degli uomini. Bene. Grande. Però non c'è rimasto abbastanza lì in mezzo. Bravo, brucia. Ah, non muore? Oddio, non ho beccato. Buonanotte. Cosa ne pensi, Dina? Ok. È andata. Questo è fresco però. Ah, è morto da poco. E ha lo stemma a colupo. Volevano la benzina, ma ci sono rimasti secchi. Meglio così, no? Se è stato un branco di stupidi infetti ad ammazzare gli assassini di Joel. Conta solo che siano morti, Ellie. Ma così non sarebbe giustizia. Ma che bello il cagnolone. Visto che siamo qui, cerchiamo qualcosa di utile. Tipo questo. Per i gruppi ovviamente conviene utilizzare una molotov, anche per prenderli di sorpresa, perché se la lanciamo appunto quando siamo nascosti e nessuno ci vede, va alla grande, perché non sanno dove sono, rimangono in allerta, però non sanno dove siamo, quindi è tutto ok. Dovevo fare anche questo adesso. No, fanculo, potevo fare. Ah, non ce li ho queste cose, ok. No, 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 non lanciare niente. Giochiamo a biliardino? Ok, usciamo. Ma vedo un altro morto lì. Dammi questa bellezza. È Hanno questo? sparato a tutti. Li riconosci? No. Forse li ha uccisi qualcun altro. Gli infetti sono entrati. Gli infetti sono entrati, hanno preso le pistole e hanno sparato a tutti. Mio. Vediamo qua. Esplosivo. Viti.
Nada. Ehi, qui? Ecco la benzina. Beh, se ne servisse altra, sappiamo dove prenderla. Ah, altamente probabile che ci servirà. Nada. Proseguiamo al piano di sopra. Vado. Che sono passati di qui. Cos'è quel dolce rumore? Non riconosco neanche questo. Sembra fatto con una porta, forse il rumore. Mi ero acquattato io. Aspetta, quanti ne ho? Ah, 30, no, me ne manca. Mica, altri 30. Vabbè. Manco in piedi allora. Nota. Madonna. Sabato 29 marzo, l'assalto al presidio della Federe è stato un successo. Abbiamo tolto di mezzo almeno 3 di quei criminali, riportando solo qualche ferito. È stato bello poter vendicare i nostri caduti. La notte stessa abbiamo nominato Isaac comandante. È stata una riunione turbolenta. Alcuni non gli hanno ancora perdonato l'esecuzione sommaria di quei prigionieri e io lo stimo. Sa prendere decisioni impopolari. Venerdì 4 aprile, sono a pezzi, ma per un ottimo motivo. Negli ultimi giorni abbiamo accolto 8 nuove reclute, 6 delle quali hanno disertato dalla Fedra. Le direttive di Isaac stanno funzionando, oppure è merito di tutti quei volantini. Iniziano a prenderci sul serio o a vedere nel VLF un'alternativa plausibile. Cacceremo a calci quei fascisti e ricostruiremo sulle fondamenta gettate da Emma e Jason. Un secchio dove vomitare. Lo squash! Quello ci servirà per rinforzare il tubo. Cos'è questo? Carta! Carta. Non ti fai domande? Mi faccio tante domande. No, aspetta, ma se possiamo salire? Vedere. No, non possiamo salire più su. Vicolino cecchino, ma possiamo sfondare la finestra forse, sapete? Fai provare. No. Decisamente no. Nada. Ok, entriamo qua. Che fa strani rumori sta porta. Cos'è successo qui? È stato Tommy. Tommy. Non ci credo. Sì, Fidati, questo me lo ricordo. Lo ricordo lui. Questo c'era quando è morto Joel. Merda, qua giù ce n'è un altro. C'è niente. Li usava uno contro l'altro. Come? Me l'ha spiegato Joel. Fai una domanda al primo, ma non deve parlare. Devi farlo scrivere. Poi chiedi al secondo. Se i fatti corrispondono, non mentono. Se no, sono fottuti. Già.
Est 1. Un altro codice? Così sembrerebbe. Sì, è il codice che ci mancava. È appena successo. Non sarà lontano. Già. Dina, non andare senza di me, che dobbiamo finire di controllare qua. Possiamo uscire da qui. Tommy non sarà lontano. Sì. Non c'è niente. Vabbè. No, prendo questo. C'è un attacco in più. No. Sì, c'è un attacco in più. Più durabilità. Allora, non possiamo modificarla però l'arma, mi sa. Ne. Qui non possiamo fare niente. No, vedi, ci mancano le forbici. Vabbè, fa niente, dai. Yeah! Il cavallino che aspetta lì. Andiamo. So che Tommy ha un passato difficile, ma... Cazzo. Lo so. Stai bene? Non è facile. Non voglio che pensi male di Tommy. Ellie, con gli assassini di mia sorella legati a una sedia, farei anche di peggio. Ti capisco. Beh, almeno è... Tu pensa al generatore. Io apro il cancello. Ok. Ricordi il codice? Quello scritto col sangue. Sì. Come dimenticarlo? Okay. Fatto. E io faccio questo. Però ho una domanda. Chi ci aspetta ora? Ma soprattutto come ha fatto a proseguire Tommy? Troviamo un riparo e aspettiamo all'asciutto. Potremmo accamparci in alto per osservare la zona. Sì, buona idea. Ok. Cerchiamo un edificio aperto. Possibilmente senza infetti. O VLF. Lupi? È uguale. Mi sono rimasti quei cosi alla mandorla, se hai fame. No, grazie. Dovresti mangiare qualcosa. Oddio. Cosa? Sto diventando come mia madre. Porca! Prendete l'altra! Prendetela! Forza! Dino! Aia. Inaspettato. Non credevo che ti avrei rivista. Come ci hai trovati? Ho solo chiesto di un bastardo con la faccia sfregiata. Simpatica. In quanti siete? Solo voi due? Non puoi impedirlo. Jordan! Non dovresti essere fuori a cercare l'altra. Che cazzo fai? Sai il contrabbandiere che abbiamo ucciso a Jackson? Sì. C'era anche lei. Cosa? Cercano vendetta. Per questo hanno fatto a pezzi Nick. Dobbiamo portarla a Isaac e dirgli esattamente che cosa sta succedendo. Sì, beh, ho appena sentito Isaac via radio. Abbiamo nuovi ordini. Eliminare gli intrusi. Oh, ehi, frena, non ha senso. Senti, è un ordine diretto. No, parliamole, scopriamo che cosa sa. Ma che cazzo me ne frega di cosa sa? Hai visto anche tu cosa ha fatto agli non altri? Non hai idea di quanta gente potrebbe avere con lei, potrebbe essere un'imboscata. Non mi interessa quanti sono, li troveremo e li uccideremo. Puoi pensare con la tua testa almeno per un secondo. Levati dal cazzo, Jordan.
merda. Come ti pare questo? Stai bene? Credo. Ellie. Ellie. Dobbiamo andare. Avranno sentito gli spari. Guarda. È una di loro. Muoviti. La guardiamo dopo. C'era uno studio TV sulla mappa? Che cazzo ne so? Andiamo! Cazzo, Ellie! Ma sono di nuovo tutte le mie armi, ma perfetto. Merda. Devo ricaricare. Andiamo. Quante persone hai visto? Parecchie. Dobbiamo andarci. Ma ammazziamoli tutti. Aspetta, perché fuck, devo guardare una cosa se c'è qualcosina da prendere, che diavolo ne so. Non voglio farmi prendere la fretta, no? Ecco, infatti tipo questo da cominciare. Ah, ma ce l'ho già visto? Sono già dove siamo? Ci vogliono girare. Surprise! Pezzo di merda. Ti è piaciuta la sorpresina? No? Sì, dimmi. Dov'è l'altro? È Chris! È morto, cazzo! L'hanno attaccato! Anche tu! Da quella parte! Puttana, ha preso me! Ah! Chi è che vuole provare da dietro? Da dietro vuole provare. Questa merda è mia. Anche tu sei andata. No, adagiata sul tuo amichetto. Ne manca uno però, no? Sarà ce ne... Sarà che ce ne stava un altro in realtà. Scotch. Porca. Ce n'era un altro allora. Annanna. Strozzo. Ok. Bene. Sì. Riconosci qualcuno di questi? No. Non è che c'era un plotone intero, c'erano tipo una decina di persone scarse. All'esecuzione di Joel. Quindi moriranno comunque tutti. Ok, volevo dare un'occhiata, ma non c'è niente. Oh, barrettina! Salvavita! Massimo. Forbici! Forse riusciamo a farci l'arma, fa vedere. No, ci sono ancora forbici, mannaggia! Andiamo avanti. Qua no. Povero il nostro... Non lo so, guarda il cortile. Tu, alla caffetteria.
Io resto qui. Ok. Annanna, merda. Che fucile aveva? Ah. Il nostro mitico. Oh, qua se avessimo avuto un silenziatore avremmo avuto una strage proprio. Senza neanche farci scoprire. Surprise. È meglio di un velociraptor. Ah. Mi sa che Ellie a sto giro però lo supera. Lassù. Viene. Ce ne sono. Non lo so. Dividiamoci. Ellie lo supera il numero di stronzetti uccisi, a sto giro. In pattuglia. Altri tre. A sinistra. E dentro. Qua non conviene forse sgamare. Forse esco a beccare lui. E uno è andato. Sono tre. Però riesco a beccare lui, mi sa. Scusa, bello. C'è lui lì, ma l'altra cretina dove è finita? Ah, è lì dentro, è andata in fondo. Non so. No, no, no. Sto aspettando, magari ritorna qua nell'erba alta. No, c'è un altro. Guarda quello. Cioè, è quella lì in realtà. Avrei questa voglia incredibile di tirarle un mattone in bocca, onestamente. Cristo. Ma non credo proprio. Questo è circondato da cadaveri, però cioè neanche lo sa. Ciao bello! E buonanotte! Ok, sono andati via tutti. Quanti cazzo sono? Ma sono morti tutti, mi sa. Perfetto. Guardate quante munizioni ci sono in giro, robe. Perché ovviamente se vi va male scontro a fuoco assicurato. Però almeno ci hanno messo in giro parecchie rubine per aiutarvi in caso vada male qualcosa. Va qua. Va qui. Bella roba, sì. Ok, questa zona è controllata. Lo vediamo. Che sta facendo? Let's go. Vedere forse posso. No, non ancora. Ho preso poco. Anche perché li avevo spesi per l'arma. Andiamo qua. Pare tranquillo. Fanculo i lupi. Rubiamo tutto. Brava. Anche la barrettina. Novità. Niente. No. Laggiù. È lì. Sta giù. Allora.
corpo di Adrien. Ehi, voi due! L'ho persa! Cosa? Visto niente? No! Coprite il tetto! Io controllo qui. Sicuri non sia in strada? Abbiamo controllato? Come può essere scesa di sotto? Non lo so. È stato segnalato? Greg è andato a Capitolino. Dovrebbe rientrare con quei tizi a momenti. Non so se possiamo catturarlo, ma... Porca merda. Silenzio! Non ti preoccupare. Ehi! Guarda che faccio rumore anche toccando le cose, tipo. Sì, vabbè, ma tu che cosa te ne vai lì in giro a spasso? Dena è stata uccisa! Chi cazzo c'è là fuori? Dividiamoci, avanti! Oh, cazzo. Ehi. Porca merda! Perfetto. Figata è però come va sgamato. Oddio che figata. Siamo tutti. Non voglio scoprirlo. Che gran figata. Ricarica la pistolina. Ah no, non servono questi proiettili. Mi piacciono queste nuove interazioni, no? Che mi ha tirato fuori. Maledetta. Che abbiamo qua? Oh sì signore. Oh sì signore, sì signore, sì signore. Oh, nota. Che dice, da qui in poi uccidete qualsiasi intruso, manderemo altre unità a cercare l'altra donna, tornatele a un posto entro fine giornata, portate tutte le provviste disponibili. E invece... Siete stati fregati. Da me e Dina. La mia dindirindindindindindina. Cincona, fammi vedere se riesco a fare qualcosina. Vabbè, questa cosa ci rotto al massimo. Qui però mi segna che posso fare qualcosa. Nah. Meglio risparmiare su queste cose, chi se ne frega. Mi interessa molto di più aumentare la tenacia. Bloccato. Che ne dici? Proviamo. Vai. Ah. Pure cane. Dobbiamo andarcene da questa scuola. Ora. Deve esserci un modo per scendere in strada. Potevamo cogliere un attimo lanciare una molotov nel retro del camion. Bruciati cani, persone, tutto. È stato perfetto. Beh, possiamo fare un bel saltello, guarda, Ok. Andiamo. Addio alla scuola. Esplosivo. Bla bla bla. Ok, pezzi di ricambio ne ho un botto. Ne avrò minimo 200. Minimo 200 ne avrò. Appena trovo una postazione per modificare l'arma, facciamo faville. Ve lo assicuro. Qua mi fa il massimo. Ascensore, vabbè, è andato da millenni.
Non possiamo scendere da lì. Dobbiamo tornare in strada. Quella è l'idea. No, al massimo. Forbici. Massimo, possiamo... Vedi, questa non ancora. Nonna. Ma mi sa che non neanche la modifico più perché l'ho usata alla fine, quindi non lo so se mi ripristina la potenza. La durata, voglio dire. La rende più potente, però ormai l'ho usata, non lo so. Aspetta. Veramente tanti pezzi di ricambio. Ok, non c'è nessuno. Sì. Sembra sicuro. Bene. Vieni a vedere. È una di loro. Che si fotta allora. Leggi la lettera. Zordan, Isaac ci ha assegnati per 2 settimane intere allo studio TV. Iene avvistate in zona. Questa è per farti compagnia, Lia. Lo studio TV. Pensi sia ancora lì? Non resta che scoprirlo. Allora... È vicino a questi palazzi alti. Di là. Ok. Prendiamo Lia.